Quando mi hanno telefonato per comunicarmi che questo monumento era stato imbrattato, naturalmente sono scappata in loco e sono rimasta addolorata per l'accaduto. Io più in generale credo che gesti incivili come questo siano da condannare sempre e comunque da qualunque parte arrivino. Credo che rientrino in un momento in cui in città c'è veramente molto poco rispetto per ciò su cui che viviamo, ciò che calpestiamo, proprio per la nostra città in generale. Questo rientra secondo me in una serie di atti come lasciare la spazzatura in mezzo alla strada o imbrattare le chiese piuttosto che il museo, quindi comunque è una cosa deplorevole. Nel caso specifico mi è stato detto che probabilmente si tratta di una persona che è nota ai servizi sociali e quindi questo naturalmente mi dispiace. Ciò non toglie che non posso non riflettere sul problema dell'intolleranza in generale. Credo che le istituzioni da questo punto di vista possano e debbano fare molto. Spesso è accaduto che questo monumento sia stato imbrattato. Quindi questo ci dice che spesso una parte della popolazione, che probabilmente è sedicente non di destra, pensi che il monumento sia un simbolo della destra. Secondo me questo è sbagliato. Questo monumento è il simbolo di una persona che ha amato la città, di una persona che ha sempre combattuto, proprio perché anche gesti incivili come questi non fossero messi in atto. La storia è la storia. Le istituzioni probabilmente ci potrebbero aiutare ad evitare momenti e fenomeni di intolleranza di questo genere, quando per esempio negli atti ufficiali questa arena viene denominata Arena dello Stretto e non Arena Ciccio Franco, probabilmente in questa parte della popolazione che è meno democratica, dove per democrazia intendo l'accettazione del pensiero degli altri, pensiero politico, colore, appartenenza religiosa, cioè tutto quello che è chi è di fronte a noi. E allora quando già dalle istituzioni, nei comunicati ufficiali si legge sempre Arena dello Stretto, probabilmente si ingenera in questo tipo di persone la convinzione che ci si debba vergognare di avere in città un monumento che ricordi Ciccio Franco, ma Ciccio Franco come simbolo di una persona che ha protestato per rendere più bella questa città, ha protestato per far lasciare in questa città ciò che gli apparteneva e ha protestato soprattutto per ribadire l'importanza storica della stessa. E appunto della storia dobbiamo parlare. E cioè la storia di Reggio Calabria e anche i moti di Reggio, i moti che hanno visto unita tutta la popolazione, di qualunque parte politica fosse. E proprio dalla storia noi dobbiamo imparare, sulla storia dobbiamo riflettere. Una volta Italo Falcomatà, voglio proprio nominare lui perché era persona di sinistra, davanti a me che è studente, non amava molto la storia, mi disse tu devi apprezzarla perché la storia del passato, la storia della tua città, la storia dei tuoi avi ti insegnano a pensare su quello che sei, ciò che sei tu e ti danno anche la lettura del presente. Ed è con questa battuta che vorrei concludere l'intervento. Pensiamo alla nostra storia, alla storia della nostra città. Pensiamo che sporcare un monumento del genere o mettere frasi su Facebook, come ho visto una volta, di un turista, non voglio ripetere l'espressione volgarissima, ma ha detto quando vengo a Reggio Calabria passo davanti al monumento di Ciccio Franco e Ciurino, ovviamente non ha usato Urino. E allora noi su questo dobbiamo riflettere, dobbiamo cercare di capire che sono atteggiamenti di intolleranza che poi rientrano in un'intolleranza ancora più grave che è sempre e comunque deplorevole. Grazie.